buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica della nostra redazione. Ovviamente oggi Serie B e Serie D sono i piatti forti di una giornata comunque negativa, assolutamente, perché iniziando dalla Serie B il Pescara perde anche al Bentegodi di Verona contro il Chievo, lo fa per 3-1 e dunque conferma l'ultimo posto in classifica a 25 ore di fatto, poco meno, dalla fine del calciomercato che potrebbe portare ancora qualche novità in entrata, ma soprattutto, oggi ne ha parlato Breda in conferenza stampa, in uscita, perché la rosa insomma è di quelle molto molto ampie. Il problema è che si conferma un'ultima posizione, un girone di ritorno che partiva oggi proprio dalla trasferta di Verona, da giocare in tutt'altro modo. In Serie D neanche una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta. La sconfitta è quella del Giulianova, per il resto Notaresco, Castelnuovo, Pineto e Vastese impattano, prendono un punto. Ovviamente vedremo con quale poi qual è stato il significato di questi risultati. Ovviamente lo faremo fino alle ore 21. Di fatto l'unica vera gioia del weekend calcistico ce l'ha regalata il Teramo ieri pomeriggio nel successo contro il Bari. Ma ovviamente comincio a salutare chi mi accompagnerà questa sera. Innanzitutto ritrovo, vi ha fatto compagnia questo pomeriggio, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao. Qua. Ciao e buon pomeriggio a tutti, anzi buonasera a tutti. Buonasera, buonasera anche a te. Ovviamente tra poco saremo anche in collegamento con Paolo Renzetti di ritorno da Verona. Oggi per chi ci ha seguito insomma un post gara in cui abbiamo sentito anche Aglietti, abbiamo sentito Breda, insomma c'è preoccupazione in casa biancazzurra. Perché? Perché vediamo i risultati con l'ausilio della grafica in Serie B, aspettando questa sera Cittadella Cremonese. Questi sono i risultati maturati prevalentemente ieri. Oggi invece c'era appunto Chievo Verona Pescara terminata 3-1 e poi a metà pomeriggio, iniziata alle ore 16, Spal Monza 1-1, per una classifica che dopo 20 giornate vede da una parte l'Empoli padrona del girone con 41 punti, sale a più 6 sul Monza e sul Chievo che sono al secondo posto appaiate a quota 35 punti. Peraltro, se non ricordo male, nel prossimo weekend ci dovrebbe essere proprio Monza-Empoli, vado a memoria, però è una delle chance che ha la formazione Brianzola di accorciare un po' sui toscani, che saranno avversari del Pescara non la prossima settimana, perché il Pescara avrà l'impegno interno contro la Regina, ma alla terza di ritorno. Il Pescara, come vedete, langue all'ultimo posto in graduatoria. Questi sono i risultati in Serie B. Vediamo i risultati in Serie C. Oggi c'erano delle partite da giocare, ovviamente la relativa classifica, le partite che si sono giocate oggi ad ora di pranzo: la vittoria della Juve Stabia contro la Vibonese 2-0, nel pomeriggio 3-0 dell'Avellino contro la Viterbese, 3-1 del Catania in rimonta con il Monopoli, vittoria anche della Cavese in uno scontro in chiave salvezza contro il Bisceglie 3-1, lo vedete in alto il successo che vi abbiamo raccontato ieri del Teramo sul Bari per 2-1, peraltro questo è un campionato che tornerà in campo tra martedì e mercoledì, o meglio, torna in campo mercoledì. Il Teramo però anticipa a martedì alle 17:30 Alpino Zaccheria di Foggia, per quello che, se vediamo la classifica, è uno scontro diretto in chiave playoff con Teramo, Foggia e Catanzaro a quota 32 punti. Comanda la Ternana più 11 sul Bari, chiude la Cavese che però ha agganciato la Paganese a 12 punti in classifica. Questo è il quadro del girone C di Serie C. Vediamo anche la Serie D, il girone F, così poi non ci torneremo sui risultati, ma vedremo solo le immagini. Atletico Porto Sant'Elpidio Campobasso 0-2, Cinzia Albalonga Vastese 1-1, Fiuggia Agnonese 3-0, Giulianova Castelfidardo 2-3, Pineto Aprilia 1-1, Tolentino Castelnuovo 2-2, Vasto Gerardi Notaresco 0-0, Rinviate Recanatese Matese Rieti Montegiorgio. Vi ricordo anche in questo caso che ci sarà mercoledì il turno infrasettimanale di Campobasso, che non vedrà
avremo anche il prossimo turno in chiusura, non vedrà il Giulianova, non giocherà perché vedrà rinviata la propria partita che sarebbe dovuta essere proprio contro il Matese. Do la buona serata di, non so se sono a metà strada, hanno fatto due terzi, un terzo di strada, Paolo Renzetti e Gaetano Tereo. Buonasera Paolo, ben rivisto, ben ritrovato a distanza di qualche ora, anzi di un paio d'ore dalla fine della partita del Bentegodi. Sì, ciao Jacopo, buonasera a te, ovviamente un saluto ai nostri telespettatori anche da parte di Gaetano Tereo. Guarda, prova ad indovinare, sei a Sillaro Ovest. Esatto. Perché c'è la scritta dietro. Hai indovinato. Tu sei qui, Sillaro Ovest. Non potevo fallire in questo caso. Senti Paolo, noi ci andiamo a vedere subito il servizio Meglio che ha realizzato per noi della partita di questo pomeriggio del Bentegodi, partita amara. Ma oramai purtroppo ci abbiamo fatto l'abitudine del Pescara che esce sconfitto 3-1 contro il Chievo Verona. Il servizio è di Paolo Renzetti. Il Pescara non demerita ma cade anche nella Fatal Verona per 3-1 al cospetto del Chievo e resta da solo all'ultimo posto in classifica. Diventano così tre le sconfitte di fila che non possono non preoccupare con l'effetto Breda ormai quasi evaporato. Ora le ultime ore di mercato e poi solo campionato alla ricerca di quello che oggi sarebbe un vero e proprio miracolo, la salvezza. Si parte sotto la direzione arbitrale di Santoro di Messina con il Chievo che al sesto, al primo affondo con l'ex Palmiero, trova già il gol con un tiro angolato che si infila alla destra della porta difesa da Vincenzo Fiorillo che non riesce ad intervenire. Ancora un ex punisce il Delfino che cerca però subito di reagire visto che all'ottavo c'è un sinistro violento di Odgar che colpisce in pieno il palo che salva la porta di casa. Ennesima partita in salita per gli ospiti che dopo essere andati sotto anche rischiano al 17° di subire il secondo gol con Ciciretti che sfiora la traversa della porta abruzzese. Non si può certo imputare l'impegno a Balzano e compagni che non si demoralizzano trovando così al 24° con una prodezza di maestro la rete del meritato pareggio. Festeggia con i compagni il quarto gol stagionale il giocatore abruzzese con i biancazzurri che dopo il pari continuano a giocare ad armi pari al cospetto dei clivensi con tanto equilibrio in campo e con gli ospiti che si rivedono al 41° con un tiro alto dalla distanza dell'ex clivense Nicola Rigoni. Il primo tempo termina così con un giusto 1-1 ma nella ripresa dopo appena 44 secondi il Chievo si riporta in vantaggio con Mogos che al volo dopo un rinvio errato di Sorensen realizza la rete del nuovo vantaggio veneto. Breda invita i suoi ragazzi a reagire così come è accaduto nella prima parte di gara ma prendere gol in avvio di ripresa non è mai una cosa bella. All'11° doppia sostituzione nel Delfino con Bussellato e Nzita che entrano in campo al posto di Valdifiori e Masciangelo. Chievo che però non corre grandi rischi fino al 18° quando il neoentrato Bussellato davanti a Semper sbaglia un'occasione clamorosa mettendo il pallone sull'esterno della rete. Al 20° entrano in campo per il Pescara anche Setere Bellanova per un impalpabile macine per Balzano con i biancazzurri che ora tentano il tutto per tutto con ancora Bussellato al 28° che si divora il gol del pareggio tirando addosso a Semper da ottima posizione. Gol mangiato, gol subito visto che alla mezz'ora dopo un errore di Rigoni De Luca si presenta davanti a Fiorillo superandolo per la rete del 3-1 che fa calare i titoli di coda sul match del Bentegodi. Nel finale c'è da segnalare al 41° un colpo di testa di Odgard che manda la sfera al lato di un nulla e al 92° il 4-1 fallito da Fabbro. Per gli adriatici resta l'ultimo posto in classifica che si commenta da solo con numeri ad oggi impietosi e con la gara di sabato prossimo alle 14 all'Adriatico con la Regina che ha già il sapore dell'ultima spiaggia. Oh, prima di entrare nella discussione, fatemi fare una piccola parentesi che non riguarda il calcio ma riguarda le attività didattiche nella città di Pescara, perché c'è lo stop da lunedì 1 febbraio fino al 14 negli istituti comprensivi 3, 5 e 6 in via precauzionale cautelativa per la pandemia da Covid-19, provvedimento
che riguarda istituto comprensivo numero 6, scuola secondaria di primo grado Benedetto Croce, istituto comprensivo numero 5, scuola secondaria Rossetti, l'istituto comprensivo numero 3, tutti i plessi. Il quadro pervenuto in data odierna con la nota sintesi situazione casi positivi al Covid-19 ha indotto il sindaco di Pescara Carlo Masci ad accogliere le richieste inoltrate da 3 dirigenti scolastiche e a disporre la temporanea chiusura degli istituti sulla base della normativa adottata su scala nazionale in via precauzionale e cautelativa. La dirigente della Benedetto Croce ha segnalato 11 casi di positività. Per la Rossetti è stata evidenziata una situazione ingravescente con un incremento di casi positivi. Nel comprensorio Pescara numero 3 sono stati riscontrati casi nel plesso di via Regina Elena, scuola primaria dell'infanzia, in quella della secondaria di primo grado Mazzini e di via del Milite Ignoto, scuola dell'infanzia e primaria Codignola. Questo era un aggiornamento doveroso, ovviamente, perché vero lo sport, vero tutto quello che volete, però c'è anche la questione dell'emergenza sanitaria, soprattutto in relazione alla scuola, alle attività scolastiche da dare. Paolo, vengo da te non prima di aver fatto vedere, per chi quando ho lanciato il servizio immagino che 9 su 10 sono andati a vedere dove diavolo si trovi Sillaro Ovest. Noi l'abbiamo trovato, siete poco dopo Bologna, quindi insomma no, non manca tantissimo, eccovi qua, addirittura abbiamo trovato anche l'autogrill, quindi proprio vi siamo alle calcagna, eccovi qui. Paolo, torniamo da te e cominciamo a parlare un po' di calcio. Avete descritto la partita oggi come non la peggiore, anzi con un Pescara che ha dato qualche segnale di risveglio, soprattutto poi la sentiremo Breda, nel momento in cui il Pescara doveva affacciarsi nella tre quarti avversaria, cosa che per esempio spesso a Salerno non è avvenuta contro la Cremonese o meglio solo in parte. Ecco, il problema però è che ci troviamo di fronte a miglioramenti minimi rispetto, cioè non siamo alla seconda giornata di campionato, siamo alla prima del girone di ritorno, e questo forse è il vero problema. Sì, è un problema perché quando giochi male perdi, quando giochi benino o anche discretamente bene per alcuni tratti di gara, come è stato oggi al Bentegodi col Chievo Verona, perdi lo stesso. E quindi è evidente che questa squadra ha dei problemi perché ha la peggior difesa del campionato, ha il secondo peggior attacco dopo quello del Cosenza. Ed è una squadra che non è neanche molto fortunata, perché al primo errore di un suo giocatore becca sistematicamente gol. Questa non vuole essere un attenuante, non vuole essere una giustificazione, però anche oggi, voglio dire, rinvio sbagliato di Sorensen, gol di Mogos, mancato controllo del pallone di Rigoni, gol di De Luca, e poi dall'altra parte invece ci sono gli errori anche di chi si trova davanti al portiere. Oggi lo hanno potuto vedere anche i nostri telespettatori dalle immagini, Buselato ha avuto due grandi occasioni per segnare due gol, soprattutto la seconda è stata abbastanza clamorosa, simile a quella che aveva fallito Galano, se non mi sbaglio, nella gara di Salerno, quasi un rigore in movimento. È vero che Buselato non è un attaccante, però da un giocatore professionista della sua esperienza io mi sarei aspettato il gol oggi in quella circostanza. Se avesse segnato il Pescara avrebbe raggiunto in quel caso il pareggio, e quindi voglio dire, la partita poi poteva anche cambiare. Non è detto che Pescara usciva con un punto o con tre dal Bentegodi, però tu intanto pareggia la partita e poi le cose possono cambiare. E invece questa squadra continua ad essere molto molto sterile in avanti, già grandi difficoltà nel costruire occasioni da rete, nell'andare a concludere verso la porta avversaria. Quando ci sono le occasioni bisogna mettere la palla dentro. Oggi Odgaard è stato sfortunato nel primo tempo perché ha colpito un palo con quel bel tiro di sinistro, e nel secondo tempo ci sono state le due occasioni di Buselato, poi sul finire la partita era però già quasi chiusa, quel bel colpo di testa anche dello stesso Odgaard, qualche altra situazione pericolosa nell'area di rigore del Chievo, però il gol lo ha segnato Maestro con quel bel tiro. Pescara è uscito con una sconfitta da Verona, e a questo punto insomma
non ci si può nascondere, la situazione è molto molto complicata, anche se poi non so se proporremo una battuta, uno stralcio dell'intervista del tecnico Aglietti del Chievo Verona, sì, che ha detto una cosa credo anche giusta: il Pescara deve sperare, può continuare a sperare, perché con questi numeri, con questa media delle squadre di coda in questo momento, intorno a 41-42 punti, potrebbe anche esserci la salvezza. Quindi voglio dire, non è che la situazione è compromessa in questo momento. No, però, assolutamente no. Già sabato con la regina non lo è. Vincere. Io, Andrea, vengo da te perché è vero, Paolo, hai perfettamente ragione, la classifica è ancora molto aperta e soprattutto, ne parlavamo prima, molto corta. Il problema è che se la vediamo, e poi chiedo anche un giudizio proprio allo stesso Andrea, il Pescara ha con un girone e una partita 16 punti, per arrivare a 42, no, la classifica ovviamente, non i risultati, ha fatto 16 punti in 20 giorni, nelle restanti 18 dovrebbe farne 26. Ora, per una squadra che ha fatto in un girone una partita 16 punti, farne 26 quanto è realistico? Vuol dire, parlano i numeri, 26 punti vogliono dire 8 vittorie e 2 pareggi, oppure 7 vittorie, quindi 7 per 3, 21 e 5 pareggi, 8 e 2 e 7 e 4, per una squadra che nel girone d'andata ha prodotto 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. Oggi è arrivata la dodicesima, quindi è evidente che è una marcia fattibile, però è una marcia importante e anche complessa per una squadra che finora ha avuto una media molto bassa, decisamente inferiore al singolo punto a partita. Va trovata una svolta. Il Pescara due volte sembrava aver trovato la gara della scintilla, non dico tanto Pescara-Cittadella, ma Ascoli-Pescara e poi Reggiana-Pescara sembravano partite destinate a cambiare la stagione del Pescara in positivo, e invece così non è stato, anzi dopo Ascoli c'è stata una sconfitta col Vicenza e dopo la partita con la Reggiana tre sconfitte consecutive che hanno fatto ripiombare il Pescara giù. Io penso che purtroppo quasi non dipenda più neanche dal mercato e neanche da chi viene. Io penso che ci sia una fase ormai di talmente tale grande depressione che la vedo davvero dura. Certo, se valuto la partita di oggi, dico che qualche segnale positivo lo si è visto, perché la squadra è molto più strutturata fisicamente e mi sembra in grado di poter fare un calcio meno fraseggiato, meno frivolo, se mi permettete l'espressione, è un po' più essenziale. Chiaramente bisogna sbagliare di meno, bisogna diciamo così migliorare la fase difensiva, e lì davanti penso che ci siano le risorse per poter migliorare la qualità della produzione d'attacco. Andrea, a proposito di attacco, ti faccio vedere delle immagini mentre tu parli, perché dovrebbe arrivare la firma nelle prossime ore di questo Christoffersen, che è un lungagnone del 97, che però diciamo che ha giocato in campionato coreano, insomma non è che ne sappiamo granché di questo Christoffersen. In questo momento è vero che il Pescara in questo mercato di gennaio è andato, si è diretto proprio verso la Scandinavia, tra Norvegia, Danimarca. Allora io penso che intanto sarà decisiva la giornata di domani, perché lo scorso anno nell'ultima giornata di mercato il presidente Sebastiani sfiorò il colpaccio Iemmello o in alternativa Melchiorri. Abbiamo avuto dei riscontri concreti che il Pescara davvero ha sfiorato quei due colpi, sinistramente poi i giocatori del Perugia con cui il Pescara si è giocato la salvezza. Quindi siccome c'è ancora in piedi l'ipotesi Mancini, che sarebbe un gran colpo, io penso che molto dipenderà dall'eventuale ingresso di Mancini, molto molto difficile. C'è Ravolo che non si è sistemato. Se non dovessero arrivare questi attaccanti, siccome dovrebbe uscire Asensio, è molto probabile, dovendo comunque integrare l'uscita di Asensio,
Siccome Christoffersen è svincolato e può firmare anche dopo lunedì, quindi da martedì in poi lui può firmare, diciamo che in questo momento non c'è l'urgenza. L'urgenza c'è di cercare di prendere un giocatore che è sotto contratto, quindi il Mancini di turno. Se poi non si dovesse fare, Christoffersen potrebbe essere una soluzione di ripiego, però francamente parliamo di un giocatore che io non conosco. Mi verrebbe da criticare aspramente il tesseramento di questo giocatore, poi magari arriva, firma e dà la svolta al Pescara, non lo so, ma affidarsi a un giocatore, un Carneade, un giocatore praticamente sconosciuto, che ha numeri molto poveri in termini di prolificità, che ha giocato nei campionati scandinavi e poi ultimamente nella Lega coreana, e ora viene a Pescara dopo tanta inattività. Abbiamo visto lo scorso anno cosa è successo con Valeri Bojinov, che aveva un pedigree che non c'entra niente con quello di Christoffersen, quindi è un acquisto davvero che mi lascia perplesso. Vediamo però domani come va, perché se il Pescara riesce a piazzare un colpo alla Mancini, magari Christoffersen resterà soltanto nel libro dei sogni o degli incubi. Paolo, prima di sentire Breda e Aglietti, ecco, la sensazione che tu hai è quella che ha detto Andrea, cioè Christoffersen è un'operazione che si può fare comunque anche da martedì in caldo, qualora i primi obiettivi dovessero sfuggire, e per primi obiettivi, per raggiungere i primi obiettivi, probabilmente bisogna anche che qualcuno vada via, e non manca tanto, eh. Beh sì, è probabile a questo punto. Il presidente Sebastiani lo aveva sempre escluso fino a qualche giorno fa, ma a questo punto è molto molto probabile che Asensio tornerà al Genova. Si libererebbe a questo punto un posto in attacco. È chiaro che il Pescara in questa situazione, la società deve provare il grande colpo, fino alle 19, 59 minuti e 59 secondi, perché se si dovesse riuscire a portare un attaccante di peso, e mi riferisco a Mancini, il discorso potrebbe davvero cambiare per il Pescara. Però è molto molto difficile, molto complicato, credo che la pista Lagumina sia a questo punto neanche più percorribile, perché la Sampdoria dovrebbe riscattare il giocatore dall'Empoli e poi girarlo a Pescara, ma non mi risulta che lo abbia fatto e credo che non lo farà neanche nella giornata di domani. Ceravolo non è una prima scelta, una primissima scelta per la società biancazzurra, dunque io credo che domani ci sarà l'assalto finale a Mancini, sperando che le cose possano andare diversamente rispetto a quanto accaduto l'anno scorso. Io confiderei nell'amicizia che c'è tra il presidente del Pescara e il suo omologo del Benevento. Col Benevento sono state fatte diverse trattative. Io spero anche, mi auguro, che se dovessero esserci le trattative in entrata di cui parlavamo anche oggi nel corso di Diretta Stadio, con l'arrivo del giovane centrocampista e anche di Volta, perché si è parlato anche di una trattativa in chiusura con il Benevento per Volta, che però non sarebbe pronto subito perché è reduce da un infortunio, potrebbero questi due ingressi essere propedeutici ad un accordo con il Benevento per il prestito di Mancini. Io guarda, voglio vederla così, voglio essere ottimista. Mancini, però conto su una notizia indiretta, su una questione indiretta. Benevento ha appena ufficializzato Gaic davanti, insomma è evidente che Mancini non sta giocando tanto neanche adesso, che Gaic non c'era. Immagino che gli spazi si ridurranno ulteriormente e che Mancini possa dire: beh signori, ma io qui al netto del fatto, però, che insomma, ecco, il problema però è che ci sono diverse squadre che cercano l'attaccante. Il Pordenone ha perso Dio e deve reintegrare. La Spal sta cercando una punta, tant'è che è anche su Asensio. Anche il Chievo cerca un attaccante, lo cerca il Pescara. Quindi Mancini, se esce, magari gradirebbe giocare per obiettivi più ambiziosi anziché andare
in una squadra che è ultima in classifica in Serie B. Va bene poi l'amicizia tra il presidente Sebastiani e il presidente Vigorito, però poi si parla di affari. Ecco, io penso che la tifoseria far digerire l'eventuale tesseramento di Volta, per il momento smentito dal Pescara, ma se poi si dovesse andare a chiudere, e per i tifosi sarebbe anche difficile da digerire il tesseramento di un difensore che si è operato a ottobre e che prima di un mese non sarà pronto, ricordiamoci com'è finita con Antei, quindi se poi Volta dovesse arrivare, arriverà, voglio immaginare, avendo anche Moncini, cioè se devo fare il sacrificio di prendere Volta e di rimetterlo in piedi, almeno posso avere Moncini. Se invece Moncini non arriva, non ha neanche senso parlare di Volta, ed è un'operazione che ai nostri occhi tecnicamente non ha senso. Poi se sono altri i motivi, magari più legati al bilancio, questo non lo sappiamo, però un arrivo di Volta, oltre a quello di Basit, sarebbe più comprensibile se poi nel pacchetto entra anche Gabriele Moncini. Noi ci andiamo ad ascoltare le parole di Roberto Breda questo pomeriggio. Fateci caso, ripeterà tante volte, sì, va bene tutto, il problema adesso è cominciare a fare i punti. Roberto Breda. La classifica sì, è impietosa. Abbiamo fatto una partita diversa dalle ultime due, da tutti i punti di vista, sia come equilibrio anche come pericolosità. Una partita che è stata sempre in salita, perché quando tu vai sotto dopo 5 minuti con tiro dal limite, i ragazzi sono stati bravi a continuare a giocare e a cercare anche di essere pericolosi, perché il palo di Odegaard, poi il gol, insomma, mi ha fatto secondo me una buona partita senza rischiare niente. Il secondo tempo è sulla falsa riga, perché anche tu rientri in campo e quindi il secondo gol diventa difficile. Però vuoi abbassare un po'? Perché rischi di disunirti, invece hai ancora creato delle situazioni interessanti. Il problema è che dobbiamo essere più bravi nei particolari, in quelle che sono le situazioni che possono farti evitare i gol, perché tutti e tre i gol di oggi, soprattutto gli ultimi due, certamente sono evitabili. E poi dal punto di vista della fisicità, finché abbiamo retto, è stata una partita secondo me fatta con grande intensità e anche con personalità, perché appunto, mi ripeto, andare sotto e provare a giocare, secondo me, non, soprattutto poi per le due partite passate, non era semplice, e da questo punto di vista, ragazzi, veramente dovevamo fare la partita che dovevamo fare, però dobbiamo essere più bravi a andare a lavorare su quei particolari che tante volte ti fanno la differenza, sia appunto quando difendi anche quando attacchi, anche se finalmente quando attacchi sei tornato a creare più situazioni interessanti, perché metto dentro anche il colpo di testa di Odegaard nel secondo tempo, insomma, ci sono più situazioni che finalmente siamo tornati a vivere l'area avversaria un pochino più da protagonista. Credo che uno degli obiettivi della società fosse questo, un po' certamente anche di sfoltire, però allo stesso tempo devi stare attento a andare a inserire, perché non eravamo in una situazione di sfoltire e basta, quindi diventa ancora più complicata, perché appunto entrano delle persone, anche se in uscita secondo me qualcosa già è stato fatto. Sul discorso del modulo, certamente oggi abbiamo avuto dei segnali positivi del risultato, però è logico che poi dopo dobbiamo anche migliorarlo e ripeterle questi segnali positivi, portando a casa il risultato, soprattutto nella prossima partita che diventa veramente uno scontro fondamentale. Poi sul discorso di Volta credo che sia anche presto parlare, pensiamo al campo, poi adesso in quella zona siamo anche in tanti, soprattutto se continueremo magari a giocare a 4, e quindi c'è anche il tempo per trovare modo, casomai, di utilizzarlo quando ci sarà il momento, perché poi appunto, pensiamo in questo momento a chi c'è e a far bene i risultati. Poi dopo appunto il mercato è importante, però è importante far punti. Ma sono stati due mesi particolari, e poi il problema è che quando tu sei ultimo, logico che se dai un momento di flessione ritorni ultimo, perché il margine d'errore è poco. Però io oggi ho visto una squadra viva e che nonostante le difficoltà che si sono create nella partita, perché appunto dal punto di vista psicologico, pigliare gol subito all'inizio sia del primo tempo che del secondo tempo
per una squadra che viene da due sconfitte è una grande batosta, però la partita l'hai fatta, quindi è una squadra viva e sono convinto, come che ci siamo tirati fuori appunto quando era due mesi fa, la situazione secondo me è ancora più complessa, perché in ogni caso non vincevi mai fuori casa, no? E adesso ci sono i risultati che hanno dato ugualmente fiducia, risultati che non sono sufficienti, ma che devono essere una base per tornare ad essere competitivi e a creare quella situazione che inizia a portare punti con continuità. La prima cosa che mi viene in mente, dico che non vedo l'ora che finisca sto mercato, dico che non sono onesto. Da tanti punti di vista, credo che ci sono arrivati dei giocatori che ci danno una mano. Penso a tutti quelli che sono arrivati. È vero che siamo ancora un pochino tanti, appunto se voi si fa una richiesta più che in arrivo, vorrei che qualche ragazzo magari riuscisse a trovare ad andare a giocare. Poi dopo il resto, credo che quando si finisce il mercato, anche per quei ragazzi che sono in una zona un po' di limbo, da certi punti di vista ritrovano, non dico la tranquillità, però fino a giugno devono stare con noi, quindi torniamo a concentrarsi sul campo, che anche questa non è un alibi, è una scusa, perché poi dopo le partite devi sempre farle, il mercato poi c'è per tutti, quindi non è questo, però veramente spero che finisca presto, domani finisce, e poi soprattutto che se riusciamo a fare qualcosa in uscita più che in entrata, perché insomma adesso secondo me il gruppo ha tante alternative, dobbiamo farlo diventare una squadra e soprattutto una squadra che fa punti. Queste le parole di Roberto Breda, io saluto Paolo Renzetti. Paolo, grazie, buon rientro. A voi, grazie e buona serata. Grazie a Paolo Renzetti, a Gaetano Terio per l'assistenza tecnica. Oh Andrea, tra un po' ti faccio vedere anche un po' di immagini di Christoffersen. Insomma, allora, noi abbiamo trovato delle immagini, c'è una telecronaca ovviamente, campionato coreano, mi sembrava di tornare un po' indietro a Pro Evolution Soccer, sai, quei giochi anche che si vendevano anche un po' pirata, che avevano la telecronaca, si alzia un po' la telecronaca, si sente anche, però è il lungagnone che vede dal centro dell'area di rigore. Risponde un po' a quella fisicità di cui parlavi prima, Sì, guarda, noi non lo conosciamo, quindi è difficile dare un giudizio. Certo, un giocatore di 1,95 m, se è bravo, non è facile da marcare in area di rigore, perché anche se hai difensori grossi è difficile averne di così grossi. Noi vediamo, ora faccio un paragone blasfemo, noi vediamo Ibrahimovic anche a 39 anni col fisico che ha, pur avendo appunto 39 anni, muovendosi di meno rispetto a prima, ma quando alzi la palla, se sei abile a difendere la sfera, sei abile ad andare anche in alto nello stacco, è difficile per chiunque tenere un giocatore di questo tipo. Però mi viene anche da pensare che se ha giocato nei campionati scandinavi e poi è finito in Corea, magari non sarà tutto questo gran giocatore, mi viene da pensare questo. Poi sì, se dovesse arrivare, firmare e fa un grande girone di ritorno, saremo tutti contenti di dirlo. Assolutamente. Va bene, vediamo il prossimo turno, perché Andrea, a questo punto ti faccio una domanda, risposta veramente flash. Pescara Regina, ore 14, saremo la seconda del girone di ritorno, ma quanta parte del campionato si gioca il Pescara sabato prossimo? Secondo me non siamo ancora a questo punto, è chiaro che è necessario iniziare a fare punti, però se ci facciamo caso, ogni partita si dice che c'è l'obbligo di fare punti, anche con la Cremonese scontro diretto, anche la partita successiva che è stata persa male per chiudere il girone d'andata, poi la partita di oggi, tutte partite dove bisogna fare punti perché altrimenti la situazione peggiora, però poi insomma non siamo ancora al punto dell'ultima spiaggia. Oggi sentivo Paolo dire ultima spiaggia, non siamo a quel punto, però è chiaro che se non ti muovi e se non fai punti e ti inchiodi lì giù, non ne vieni più fuori. Quindi sono gare, ogni partita il Pescara ha l'esigenza di fare punti. Quando hai quella classifica non puoi assolutamente scherzare, insomma. Però l'ultima spiaggia, non siamo ancora a quel livello. Ok.
Va bene, noi ci fermiamo per la pubblicità, ovviamente domani sera io vi rimando alle ore 21, puntata da non perdere, di Replay con Enrico Rocchi, i suoi ospiti, ci sarà anche Andrea ovviamente, per analizzare questo che è un momento davvero difficilissimo per il Pescara, soprattutto in relazione a quello che saranno le ultime ore di mercato, ma il futuro di questa squadra in campionato. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché al rientro parliamo di Serie D. Allora, eccoci di nuovo insieme per parlare di Serie D, lo facciamo in compagnia della nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta, che ho già seguito per noi Pineto Aprilia. Ciao a tutti, buonasera, buonasera Jacopo. Tra poco avremo anche un collegamento, però prima ci vediamo la partita 1-1 tra Pineto e Aprilia. Il servizio ovviamente è firmato per noi da Roberta Di Sante. Non va oltre il pari il Pineto, che impatta 1-1 contro l'Aprilia in una gara su cui pesa come un macigno l'errore iniziale di Mercorelli. Non basta ai biancazzurri un gran secondo tempo per ribaltare il risultato. Amaolo conferma il 4-4-2 iniziale con la coppia d'attacco Olcese Minnozzi. In difesa rientra Salvatori dopo l'infortunio, mentre Ciarcelluti vince il ballottaggio con Bugaro. 3-4-2-1 per Galluzzo con Olivera in cabina di regia. Bernardini e Bosi agiscono alle spalle di Ouedraogo. Gara subito in salita per il Pineto, che incassa al sesto minuto il gol del vantaggio dell'Aprilia. Infortunio di Mercorelli, che pasticcia con la sfera di esperienza. Olivera gli soffia il pallone e facile mette in rete l'1-0 in favore dei laziali, confermandosi castigatore delle abruzzesi. Errore pesante per il giovane classe 2001, con i locali che subiscono il colpo, si riorganizzano e tentano la controffensiva al minuto 24. Ciarcelluti scarica sulla destra per Minnozzi, che cerca sul palo opposto Verdesi, ma il giovanissimo classe 2002 non riesce ad agganciare. Col passare dei minuti il Pineto cresce, ma fatica negli ultimi 20 metri a trovare gli spazi, perché l'Aprilia si chiude con attenzione. L'occasionissima per il pareggio arriva al 44esimo, pregevole gesto tecnico di Minnozzi, che serve di tacco Paoli con il diagonale che lambisce il palo e termina fuori di un soffio. In avvio di ripresa Amaolo cambia modulo con un 4-3-3 a trazione anteriore, che produce i suoi frutti. Al 16esimo, percussione di Ciarcelluti, che dalla distanza impegna Prudente in due tempi. Passano 3 minuti e dal limite Esposito costringe l'estremo laziale ad alzare sulla traversa. I biancazzurri ora sono stabilmente nella metà campo dell'Aprilia. Al 20esimo è Pepe di testa a chiamare Prudente alla presa bassa. I tempi per il meritato pareggio locale sono maturi e al 22esimo e Ciarcelluti con un preciso colpo di testa a girare a rete l'angolo di Minincleri. L'Aprilia lascia l'iniziativa al Pineto, ma punge sulle ripartenze sfruttando la velocità di Bosi e Olivera, come al minuto 28, quando l'ex Juventus saggia i riflessi di Mercorelli, costringendolo al miracolo. Al 35esimo, spazio anche per l'esordio in biancazzurro del difensore classe 2000 Mastrippolito, ultimo arrivato alla corte del presidente Brocco, mentre Galluzzo getta nella mischia la Ghigna, che appena entrato in diagonale sfiora il gol del raddoppio laziale con la sfera che termina di poco alta sulla traversa. Nel finale, ingenuità del capitano biancazzurro Alfonso Pepe, che commette fallo su Bosi e rimedia il secondo giallo, salterà la gara di mercoledì a Castelfidardo. Un passo in avanti per i biancazzurri sul piano della prestazione, ma un punto che non può accontentare un Pineto che vede la vetta della graduatoria sempre più lontana. È fondamentale ora fare risultati e intanto si annunciano rinforzi. Ho un punto, rinforzi, tanta carne al fuoco hai messo Roberta, allora noi giriamo le tue considerazioni al direttore generale del Pineto Roberto Giammarino, che saluto, che ringrazio. Buonasera direttore, ben rivisto. Noi non ti sentiamo, forse c'è da attivare l'audio, credo, in basso a sinistra, perché lo ti vediamo ma non ti sentiamo. Adesso vediamo se lo sentiamo. Intanto Roberta, pareggio come lo possiamo definire?
È un pareggio che sta stretto sicuramente al Pineto, che avrebbe meritato di più, soprattutto in virtù del secondo tempo giocato dalla squadra di Amaulo. Soprattutto nella seconda parte della gara praticamente si è giocato a una porta sola. Non si riesce a capire perché, nonostante la tantissima mole di gioco che il Pineto produce, però poi non riesce a portare a casa i tre punti che oggi avrebbe, a mio avviso, meritato. Rinforzi, hai detto. Sì, ovviamente lo gireremo la considerazione al direttore appena lo sentiremo, ma probabilmente si sta ancora collegando all'audio e giustamente noi lo vediamo, ma non può parlare, cioè può parlare, ma non lo ascoltiamo. Sì, tra un po' lo prenderemo. Ecco. Sappiamo che in settimana, insomma, sono andati via Tomassini e Nicolao, è arrivato Mastrippolito, quindi c'è questo nuovo terzino classe 2000 che è cresciuto nelle giovanili del Pescara, ma ha tanta esperienza già maturata anche tra i professionisti, che oggi ha fatto il suo esordio. Dovrebbe arrivare un attaccante e un centrocampista. Ok, vediamo adesso se il direttore ci ascolta. Ci ascolta anche prima. Se no riusciamo ad ascoltarlo. Direttore, di nuovo buonasera. Vediamo se mi conferma. No, niente. Non lo ascoltiamo. Non riusciamo a sentirlo. Probabilmente dovrebbe uscire e rientrare probabilmente dalla stanza, perché proprio non riusciamo ad ascoltarlo. Ecco. Ah, ecco, adesso lo sentiamo. A posto. Eccoci qua. Allora, direttore, confermi. Cosa devo confermare? Allora, ha detto Roberta, in settimana dovrebbe arrivare un attaccante o un centrocampista? No, in settimana sì. Diciamo, siamo sul mercato, la punta potrebbe anche arrivare domani, però fino a quando non arriva non saremo noi a dire nulla. Aspettiamo il suo arrivo e poi vi daremo comunicazione. Per quanto riguarda il resto, la partita di oggi è purtroppo l'ennesima partita dove abbiamo commesso delle ingenuità e ci siamo complicati la vita. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche, abbiamo delle grosse difficoltà nell'andare a segno, il nostro attacco è veramente molto molto sterile e quindi la prima cosa è migliorare questo. Gli errori adesso vedremo, insomma ci sarà forse qualche cambiamento in difesa con l'arrivo di Mastrippolito e adesso vediamo se dobbiamo mettere qualche tassello anche in difesa. Stiamo a vedere nei prossimi giorni, però sicuramente non siamo stati fortunati in questo inizio di campionato. Dobbiamo recuperare queste due partite, se siamo bravi a imbroccarle bene forse possiamo risalire un po' la china. Abbiamo tante partite da fare, non siamo soddisfatti in questo momento, quindi questo è innegabile, però adesso dobbiamo stare vicini alla squadra e allo staff tecnico, perché i ragazzi sono validi e siamo convinti che con un pizzico anche di fortuna e con il piglio giusto possiamo ritornare a cavalcare questo campionato, che alla fine tolto il campo basso e che sta più o meno rispettando il rollino di marcia, l'area canadese che deve recuperare tante partite e purtroppo queste partite che si giocano e non si giocano, noi eravamo stati fermi domenica e non è facile poi rientrare, trovarsi sempre una partita da ultima spiaggia difficile, perché le partite le devi vincere. Direttore, ad oggi sono 10 le lunghezze che vi separano dal Campobasso in testa alla classifica. Secondo te il Pineto ha le potenzialità per poter riuscire a recuperare questo gap e giocarsela fino alla fine per qualcosa di importante? Anche perché, insomma, produce una mole di gioco, oggi ne è veramente la prova, impressionante, però poi dopo non riesce a concretizzarla. In questo momento abbiamo difficoltà nell'andare a rete, questo è dall'inizio che stiamo avendo queste difficoltà, la difesa più o meno si era comportata bene, adesso con gli ultimi errori, qualche errore di troppo ci sta penalizzando moltissimo, adesso dobbiamo ritrovare la strada giusta, quella del precampionato dove la squadra si esprimeva e andava a rete.
queste situazioni le dobbiamo migliorare. Tomassini è andato via, purtroppo i due attaccanti nostri che erano Orcese e Tomassini avevano fatto due gol in due, e sicuramente questo è stato uno dei primi problemi che abbiamo avuto. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, pur avendo un attaccante come Tomassini che con noi aveva fatto più o meno quasi sempre a doppia cifra e gol importanti, quest'anno non era riuscito a trovare delle situazioni importanti e ha deciso di andare via. Adesso dobbiamo rimettere a posto la situazione, le armi ce le abbiamo, il presidente non ci dà difficoltà nel voler sistemare questa squadra. È chiaro che dobbiamo trovare anche un equilibrio importante, quindi adesso sta pure allo staff tecnico cercare di mettere a posto i tasselli. Di giocatori ne abbiamo e se dobbiamo cambiare qualche altra cosa lo faremo, però... Ecco, in virtù anche dell'assenza di Pepe, direttore, per mercoledì ci saranno anche delle novità in difesa a breve? Perché Pepe è stato espulso oggi, quindi mercoledì non giocherà. Vabbè, ma diciamo che in difesa siamo abbastanza in questo momento contati, però Paoli può giocare da difensore centrale, Salvatori abbiamo a disposizione, ci abbiamo dei ragazzi bravi. In settimana, se capita qualche cosa, qualche situazione di gioventù, cercheremo di mettere qualche altro pezzettino dentro all'organico, che non è in questo momento un organico molto, molto ampio. Però ripeto, più che i nomi eccetera dobbiamo... Direttore, però facciamo una prova. Se io le dico un nome non voglio la risposta davanti. Mbuba dell'Agnonese. Quando arriverà il giocatore ve lo porteremo a conoscere, però al momento con il Covid ci sono delle grosse problematiche anche per far arrivare giocatori dall'estero, quindi dobbiamo essere in questo momento tranquilli, perché poi fare i proclami, dire arriva o non arriva, dobbiamo essere prima certi di alcune cose e poi sicuramente saremo i primi, come abbiamo sempre fatto con educazione, a portare a conoscenza a tutti, alla stampa e a tutti gli organi, dei cambiamenti o se arriverà qualche giocatore. Certo. Sicuramente sarà l'unico giocatore che arriverà in attacco, ma faremo anche altre situazioni. Adesso con il mercato, con gli svincoli della Lega Pro, se dobbiamo cambiare qualcosa o metterci qualche altro giocatore, lo faremo volentieri. Andrea, prima di salutare il direttore, anche a te una domanda per il direttore, ricordandovi che, magari questo indicazione per la regia, questo Mbuba, ma noi lo stiamo dicendo noi e non l'ha detto il direttore, sia chiaro, l'ho ipotizzato io, ha segnato due gol quest'anno nel recupero contro la Vastese. Però ora Andrea, vengo da te per una domanda al direttore prima di salutarlo, sì, perché saluto stasera abbiamo tante partite. Saluto Roberto e gli chiedo cosa non ha funzionato a livello di valutazioni, perché insomma, nel rileggere i nomi dei giocatori che sono andati via, Tomassini, Orlando e poi Palumbo e Nicolao che erano arrivati in estate, aggiungo Bugaro, sarà stato anche infortunato ma non gioca quasi mai titolare, a fronte di queste uscite, Bugaro è ancora dentro però non è protagonista, lui che normalmente lo è in questo campionato, sono arrivati Milincleri, Minnozzi, Mastrippolito l'ultimo tesseramento, ora stanno arrivando altri giocatori, cioè i risultati non stanno arrivando, ma vedo che state mettendo molto mano alla rosa, cioè sono state sbagliate le valutazioni quest'estate oppure i giocatori hanno disatteso le vostre aspettative? Cosa non è andato finora, Roberto? Allora, innanzitutto hai fatto una premessa, abbiamo preso dei giocatori importanti che poi non sono riusciti a scendere nelle situazioni giuste che volevamo. Nicolao abbiamo deciso di mettere il fuoriquota a sinistra per dare più pesantezza in attacco con giocatori over, e questo è, il ragazzo ha trovato disponibilità e se n'è andato. Per quanto riguarda Tomassini, ripeto, i fatti erano molto chiari, non riusciamo
ad andare in gol con i nostri attaccanti. Ripeto, qualche errore è stato fatto, forse qualche giocatore è stato sbagliato. Il calcio è fatto di situazioni. Sicuramente Pineto quest'anno al momento non è stato mai fortunato. Da quando siamo partiti abbiamo iniziato con la Coppa Italia col Ferrar Pisalò, e il primo errore, poi col San Nicolò credo che noi abbiamo fatto una grande gara, la prima di campionato, e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa quel risultato che secondo me era giusto, e non ci siamo riusciti. Quindi gli episodi ci hanno un po' penalizzato. Abbiamo fatto un precampionato dove la squadra sembrava facesse benissimo, purtroppo poi nel calcio ci vuole concretezza, e noi almeno al momento non siamo stati concreti, né fortunati. Ecco, Roberto, visto che è un mio pallino, ti chiedo scusa, ma Bugaro, sì, cosa, perché non riesce a giocare con continuità un giocatore che normalmente questa categoria fa la differenza? Allora, Bugaro in questo momento non sta giocando sempre titolare, perché c'è anche Marco Ciarcelluti che ricopre il suo stesso ruolo. Siccome il 2002 il mister sta schierando in questo momento Verdesi, chiaro che l'esterno o gioca Ciarcelluti o gioca, certo, o gioca Bugaro. Se in questi giorni riusciamo a recuperare qualche ragazzo, perché abbiamo diversi infortunati, purtroppo voi non lo sapete, ma abbiamo dei giocatori con qualcuno a pubalgia, forse anche lì dobbiamo vedere qualcosa, perché abbiamo diversi infortuni, e a recuperare qualche ragazzo ci potrà dare anche l'opportunità di far giocare il fuoriquota in qualche partita anche in altre posizioni. Stiamo cercando di avere pazienza, dobbiamo recuperare dei 2003 molto bravi. Oggi ha rigiocato di nuovo Del Mastro, che credo che sia un giocatore importante. Oggi ha avuto l'occasione del 2-1 e non è stato fortunato, perché la palla gli è rimbalzata male. Purtroppo, ripeto, nel calcio qualche volta la fortuna ti può dare quel pizzico di balzo in più, di accelerazione in più. Noi questo purtroppo non l'abbiamo avuto, però la fortuna poi gira e qualche volta poi arriva e non te, quando meno te l'aspetti. In questo momento questo riusciamo ad esprimere, gli errori sono stati fatti, li abbiamo fatti, quindi ce ne assumiamo le responsabilità, la società è al corrente di tutto, quindi noi non abbiamo... il calcio purtroppo, ripeto, fai delle scelte, qualche volta riescono bene, qualche volta riescono male. In questo momento non siamo soddisfatti, però speriamo di trovare la quadra anche con un assetto giusto in campo. I giocatori ce li abbiamo, il presidente ci mette sempre a disposizione tutto quello che vogliamo, quindi dobbiamo essere bravi poi noi, certo, a sfruttare le armi che abbiamo. Grazie, grazie direttore, io ti ringrazio. Buonasera. Per la disponibilità. Buonasera a voi, bocca al lupo. Buon lavoro, ovviamente. Grazie soprattutto a voi. Ciao, ciao direttore. Grazie, grazie al direttore generale del Pineto Roberto Giammarino. Roberta, veramente in 20 secondi, non di più, perché poi dobbiamo passare al Castelnuovo, lo dico a beneficio della regia. Prima dicevi cambio in corsa del modulo, 4-3, ma attenzione perché i tre centrocampisti erano, non dico tre mezze punte, ma quasi. Più o meno. Sì, a un certo punto c'è stato questo cambio di modulo che tra l'altro a Mauro mi aveva anche già, diciamo, preannunciato, quindi me l'aspettavo. Poi per come si era messa la partita ancora di più, però era un 4-3-3 iperoffensivo, perché se consideriamo che i tre centrocampisti erano Minincleri, Esposito e Ciarcelluti, che giocava sulla linea del centrocampo e quindi non come diciamo mezza punta, praticamente più i tre attaccanti, insomma era a trazione anteriore proprio, insomma, abbastanza. Ha prodotto che, insomma, il secondo tempo è stato sicuramente più produttivo per il Pineto a livello di occasioni, anche se poi non è riuscito a... Ragazzi, mi dovete dare una mano perché sono le 20:26, ho mandato servizio di DNA, abbiamo 5. Sono sintetico, insomma, Roberto Giammarino, insomma, ha riconosciuto delle responsabilità. Io dico che se a inizio della stagione parti con Bugaro, Ciarcelluti e Palumbo, e poi hai Tomassini e Olcese, è chiaro che, insomma, poi se vai a mettere l'under lì davanti, l'under poi lo vai a togliere dalle retrovie, e questo, cioè, voglio dire, nel momento in cui si punta su Verdesi, che è un under,
puntare su Verdesi vuol dire togliere uno di quegli over molto forti che hai lì davanti, e questo secondo me ha creato degli scompensi. Poi Verdesi è bravo, per carità, e anche Nicolao è un over ed è un ottimo terzino, però se devi mettere l'under davanti, avendo Nicolao dietro, poi perdi però una parte del potenziale, perché altrimenti è inutile poi mettere sotto contratto, oltre che Cerceluti, anche Palumbo e Bugaro, e poi non farli giocare per la questione degli under. Allora sarebbe stato opportuno, nel caso, puntare subito sull'under dietro e dare spazio davanti a questi over che hanno grande potenziale, e giocando poi sulle fasce si poteva innescare il centravanti, Tomassini o il Cese che fosse. Questo mi sembra intanto di poter dire dall'esterno, poi le dinamiche interne noi non le conosciamo, però da questo punto di vista qualcosa non ha funzionato, ma lo stesso Roberto Giammarino lo ha riconosciuto. Intanto ci scrivono degli errori arbitrali a sfavore del Notaresco. Io non penso, anzi no, non è che non penso, sono sicuro che non abbiano deciso chi vince, ci mancherebbe. È certo che io mercoledì sono stato a vedere Notaresco-Vastese, ecco, il calcio di rigore era, l'abbiamo anche rivisto, era nettamente fuori area, però non penso che sia un piano preordinato. Poi è chiaro che questi sono episodi che lasciano l'amaro in bocca, e questo è fuori di discussione, ma lasciano l'amaro in bocca oggi al Notaresco, domani a qualcun altro. Insomma, se ricordate, e non voglio adesso andare in un campo, se ricordate Castelnuovo Campobasso di qualche settimana fa, anche il Campobasso è stato clamorosamente penalizzato in un episodio, in un paio di episodi evidentissimi. Bontà aveva subito fallo in area di rigore, era calcio di rigore, invece prende doppio giallo e viene espulso. Insomma, poi sull'altro fatto che è inconcepibile che ci siano squadre che devono recuperare 5 partite, lo so, è vero, è un campionato un po' così, ma purtroppo bisogna farsene una ragione. Ieri grande vittoria del Teramo, super bombaggi, assolutamente sì, gol straordinario il secondo, ma adesso ci andiamo a vedere. Però il pareggio ciuffato in extremis dal Castelnuovo in trasferta contro il Tolentino, 2-2, vediamo. Ritorna in campo la squadra cremisi dopo uno stop forzato di 2 settimane a causa del Covid. Al della vittoria, su un terreno davvero pesante, la formazione di casa si ritrova di fronte alla capolista matricola Castelnuovo Romano, che dopo 13 gare disputate, in virtù di 8 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, si posiziona sul gradino più alto della classifica. Terza gara ufficiale del 2021 per la formazione di Andrea Mosconi, che ha subito 2 sconfitte fino ad ora, una in casa contro il Monte Giorgio ed una in trasferta contro la Matese, ed è alla ricerca del successo interno che manca al della vittoria da lontano marzo scorso. Mosconi manda in attacco la coppia Padovani e Severini, a centrocampo Ruggi, Pagliari, Tortelli e Capezzani. In difesa ancora assente Labriola, dal primo minuto Zancherone e Ruggeri laterali, con Strano e Bonacchi a chiudere centralmente. Sul fronte opposto mister Guido Di Fabio mette come terminale offensivo Alessandro Fagioli, qualche metro indietro Emili e Di Rocco, supportati a centrocampo da Croce, De Gidio e Loviso, e a difesa a 4 Casimiri, Terenzio centrali e Olivi, Sanseverino più esterni. Prima fase della gara che scorre via senza sussulti. La prima azione degna di nota al 22esimo, dalla sinistra spovente in aria, stop di Capezzani che in semi rovesciata prova la conclusione che viene fermata dal numero 1 ospite. 2 minuti più tardi, punizione per i neroverdi, batte capitan Terenzio, testa di Emili, pallone che si spegne al lato. Al 29esimo, similare alla prima azione dai padroni di casa, cross dalla sinistra, poggio di testa di Padovani per Capezzani, ancora una rovesciata del numero 11 cremisi, pallone quasi sull'angolino con Natale che riesce in qualche maniera ad allungare la sfera. Si chiude un primo tempo intenso sotto il profilo agonistico, ma non proprio eccezionale dal punto di vista estetico del gioco. Nella ripresa comunque la musica cambia immediatamente, nemmeno il secondo giro di orologio. Rucci allunga per Capitan Ruggeri, cross al centro di Capezzani che mette sui piedi di Giorgio Pagliari, la cui conclusione viene però deviata in angolo. Angolo cremisi, il pallone dopo una respinta viene recuperato da Mirko Severini che di controbalzo, appena fuori aria, trova l'angolino giusto e porta così in vantaggio la squadra di casa, 1-0.
La risposta ospite al 12° minuto, manovra di contropiede che si sviluppa sulla sinistra, cross di Fagioli per Emili che apre per Desidio, ma Tortelli in qualche maniera riesce a deviare in angolo. Al 18° questa volta la ripartenza dei padroni di casa, Ruggeri allunga per Rucci, apertura per Severini che lascia stupito Terenzio e mette il pallone nel sacco per 2-0 dai padroni di casa, con la prima doppietta stagionale di Mirko Severini. Partita che potrebbe sembrare decisamente chiusa, nemmeno a pensarlo, mister Di Fabio negli ultimi minuti schiera una squadra a trazione anteriore, con Fagioli di Rocco e di Stefano, con Manari fresco a dar forza al centrocampo. A 2 minuti dal termine, De Puy si vede scivolare dalle mani la sfera che poteva decisamente trattenere. Angolo ospite, batte Loviso ed è inzuncata vincente di Casimiri che si incunea tra le maglie della difesa cremisi. Nella fase di recupero ancora la ripartenza dalla sinistra dei neroverdi. Di Rocco prova a mettere il pallone in aria, si avventa sulla sfera De Puy che non trattiene, palla che rimbalza proprio sui piedi di Bregasi ben posizionato e così il 2-2 è servito. Gara che si chiude sulla parità, bicchiere alla fine più mezzo pieno per la capolista Castelnuovo Romano che ha avuto il coraggio di crederci fino all'ultimo istante e bicchiere più mezzo vuoto per il Tolentino che per l'ennesima volta si è fatta riprendere proprio nei minuti finali. È stata una bella partita, bella maschia, un campo pesante dove i toni agonistici sono stati molto elevati. Penso che forse sia stata la partita in cui abbiamo sofferto di più. Il Tolentino ha fatto davvero una grandissima partita e forse avrebbe meritato anche la vittoria, anche se noi non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto e alla fine l'abbiamo ottenuta, abbiamo ottenuto questo pareggio che magari, proprio come dici tu, a 2 minuti alla fine sembrava impensabile, però questi ragazzi non smettono mai di stupirmi, quindi va bene così. Ecco mister, sembra la stagione dei segnali positivi, anche domenica scorsa finale rocambolesco, la Recanatese che aveva tentato quasi trovato il gol del vantaggio, poi per vedete il vantaggio è arrivato da parte vostra. Sì, un po' diverso da oggi, capito così, perché poi noi abbiamo avuto ulteriori occasioni poi per chiuderla anche la partita, anche sull'1-1 abbiamo avuto occasione anche noi domenica per far gol. Oggi avevamo avuto anche noi oggi l'occasione del pareggio, a porta vuota è stato ribattuto un tiro sulla linea, però devo dire al di là delle occasioni che è stata la partita in cui abbiamo sofferto di più, il Tolentino a livello agonistico ci ha dato un grande filo da torcere ed è stato sempre presente in tutta la partita, quindi siamo stati un po' in difficoltà, però poi il carattere di questa squadra ormai è conosciuto e quindi abbiamo ottenuto questo pareggio e alla fine anche meritato. Carattere è probabilmente l'arma che può permettere al Castelnuovo, Roberto, e poi anche Andrea di rimanere lì fino alla fine del campionato? Ma io penso che il Castelnuovo non sia più soltanto una sorpresa, io penso che abbia tutte le potenzialità per rimanere comunque, anche se non per vincere il campionato, ma per comunque riuscire ad ottenere un buon piazzamento in questa stagione. Di Fabio ha impostato la squadra a suo modo, la squadra riflette il carattere di questo allenatore che abbiamo imparato a conoscere già dai campionati di eccellenza, che a me piace molto personalmente. Penso che il Castelnuovo abbia tutte le potenzialità per poter fare bene. Oggi si giocava praticamente su un campo ai limiti della praticabilità, è vero che insomma, le reti sono arrivate da 2 palle inattive, non era ovviamente facile giocare di fino su un campo del genere, però quando ecco, riesci a recuperare delle partite come questa, come quella di domenica, dell'altra domenica, vuol dire che comunque sì, insomma, sono anche segnali importanti. Oh, segnali importanti, Andrea, poi ovviamente vedremo un vasto Girardi notaresco. Il vantaggio di questa squadra è che se non ti segna Fagioli, non ti segna De Giglio, ti segna Casimirri, ti segna Terrenzio, ti segna Foglia, ti segna Bregasi, insomma tanti giocatori stanno andando a segno. È vero, e mi viene da pensare se Sbarbati facesse quello che sa fare, che può fare,
o se ci fosse stato dall'inizio della stagione il miglior Titone, questa squadra avrebbe ancora più potenziale offensivo, anche se bisogna dire che questa squadra è partita dando molto spazio ai giovani o a debuttanti o semidebuttanti in questa categoria, e devo dire che anche questo spirito dei debuttanti o di quelli che vogliono mettersi in evidenza in una categoria come questa ha portato frutti e sta giocando al Castelnuovo. Leggo che il Castelnuovo ha fortuna, qualcuno scrive, io penso proprio di no. Il Castelnuovo è una società assolutamente organizzata, che ha questa rosa dall'inizio della stagione, che ha fatto pochi interventi nel mercato di riparazione, quindi insomma c'è il segnale anche del fatto che si è saputo ben pianificare, l'ho potuto constatare quest'estate anche quando hanno pianificato addirittura il pre-ritiro, quindi non si è fatto nulla per caso. Quindi parlare di fortuna, diciamo che questa squadra anche nei momenti di difficoltà riesce a reagire e a venire fuori da situazioni anche come quelle di oggi. Poi un pizzico di buona sorte quando serve non guasta, ma sicuramente la buona sorte aiuta gli audaci e chi se la merita. Il Castelnuovo si sta meritando tutto questo. Poi ci sono state anche partite che Castelnuovo ha perso anche con un po' di sfortuna in questa stagione, sicuramente però il campionato di alto profilo è assolutamente meritato. Quello che dici tu è vero, però lo sai bene perché lo penso anche per il Teramo, se il Castelnuovo riuscisse a trovare una bocca da fuoco con costanza, potrebbe anche alla lunga cercare di competere per le alte sfere della classifica, perché ormai 14 giornate non sono un caso, quindi da un certo punto di vista è bene continuare a viaggiare a fari spenti, però se ci fosse una bocca da fuoco che insegna con grande costanza, beh, chissà se l'asticella non la si possa alzare veramente, al di là di viaggiare a fari spenti. Assolutamente sì. Oh, se a Tolentino c'era il problema del campo pesante, di tutt'altri problemi c'erano a Vasto Girardi, dove praticamente si vedeva o non si vedeva niente, intanto cambiano le luci, giustamente diventano rosso-blu. Finisce senza reti Vasto Girardi, notaresco, ci andiamo a vedere il servizio della partita. Terzo impegno in 8 giorni per il Vasto Girardi. Dopo il KO dell'Aragona di Vasto, supplito dal poker inflitto al Castelfidardo nell'infrasettimanale di mercoledì, la squadra di Prosperi deve affilare la lama per l'assalto al notaresco e gialloblu. Tra le tante lusinghe di stagione continuano a godersi il bomber Silvio Mercai, capocannoniere del girone, con i suoi 10 centri, una presenza sempre meno gradita nelle aree di rigore avversarie. Il direttore di gara, il signor Pistarelli, della sezione di fermo. Un solo giro di lancetta, i teramani propositivi. Dos Santos attacca la profondità, ma sull'uscita di Guerra l'attaccante di Epifani non riesce a tenere bassa la mira. Stessa sorte poco dopo per Bianciardi, il numero 4 dei rossoblù gode delle condizioni favorevoli per la conclusione. Nessun grattacapo per l'estremo difensore altomolisano. Minuto numero 19, si esprime nel reparto avanzato il Vasto Girardi. Gentile vede il taglio sul primo palo di Mercai, Shiba è ben posizionato e devia in corner. Si alzano le proteste degli ospiti che lamentano un probabile tocco di mani in area di Ruggeri. Non la pensa così il direttore di gara, che fa cenno di proseguire. 26esimo, si prende la scena guida che prova a mettere i brividi ai teramani, conclusione sbilenca e lontana dalla porta difesa da Shiba. Sempre il Vasto Girardi, Salatino sale in cattedra, conserva un buon possesso, prende la mira, decisiva la deviazione di Frulla sul calcio d'angolo che ne segue. Ruggeri sceglie bene il tempo dell'intervento, ma la gira al lato, sfida che resta in equilibrio. Alditella serve il riflesso al 38esimo della giovane Guerra per contenere le impetuose intenzioni realizzative di Marchionni per quella che è l'ultima azione degna di nota. Per quel che riguarda la prima frazione di gioco, primo sussulto della ripresa al 30esimo secondo, Mercai molto duttile nella giocata, alza la testa, pallone per Salatino che apre il piatto sinistro, pallone fuori. Anche la nebbia prende parte alla sfida in maniera consistente, calcio piazzato per i molisani, se ne incarica come al solito Sergio Ruggeri, pallone preda di Shiba dopo aver superato la barriera. Al quarto d'ora leggerezza di Guglielmi, ne approfitta uno scaltro Banegas, Dos Santos calcia a botta sicura, strepitoso il colpo di reni di Guerra che conserva gli equilibri. Al 20esimo situazione da fermo per i rossoblù, va alla battuta Blando, Guerra la battezza fuori.
Dopo la mezz'ora il tiro dalla bandierina per i locali, palla nel mucchio, Sallatino di prima intenzione, fallisce senza forza e precisione. Sul versante opposto, corner dalla destra per gli uomini di Epifani, uno schema che vede un corposo numero di giocatori sulla linea di porta. Guerra sventa la minaccia al 90°, altro calcio d'angolo, testa vincente del neo entrato Palumbo, pallone prima uscito e poi rientrato in campo, per questo comandata la rimessa dal fondo, finisce con un pari senza reti, buono per il Vasto Girardi che consolida la posizione a ridosso dei playoff e mercoledì riceverà la visita dell'Alba Longa, notaresco atteso dal big match interno con la Recanatese. Oh, è finita senza reti, non ci chiedete se la palla sul gol di Palumbo era uscita e rientrata, veramente, perché cioè, è impossibile dare un giudizio, la palla è uscita ed è rientrata. No, assolutamente. Cioè, ci fidiamo a questo punto, non possiamo, vero Roberto, non possiamo fidarci. No, non si, cioè proprio, è veramente ai limiti. No, perché tra un po', partita. Secondo me, arriverà qualche, non vediamo se la palla è uscita e rientrata, avete visto, sì. Già era difficile proprio, ecco. Vedere la palla. Cioè, quindi. Oh, Andrea, probabilmente c'è stato un momento in cui su quel tiro di Dos Santos, sulla punizione di Banega, il notaresco forse poteva vincerla questa partita. Ma io ho visto le immagini, tenuto conto che si giocava a Vasto Girardi a 1200 metri sul livello del mare, quindi in condizioni anche difficili per chi non è abituato, e venendo anche da una mezza delusione come la gara con la Vastese, il notaresco oggi ha fatto una signora partita, a giudicare dagli highlights perlomeno. Sì. Ha avuto sicuramente più occasioni per vincerla, qualche occasione sprecata tipo questa con Bianciardi, soprattutto le due con Dos Santos, quella che abbiamo visto in precedenza e quella nel finale quando lui ha calciato dopo lo spunto di Banegas. C'è quel gol annullato a Palumbo, l'unica cosa che sappiamo, di cui siamo certi ascoltando la cronaca del collega Modei di Telemolise, è che il gol è stato annullato dopo un po' di tempo, non immediatamente, quindi evidentemente c'è stato un po' di incertezza, anche perché forse non si era capito subito che la palla, secondo l'assistente, aveva varcato la linea di fondo nel corso della traiettoria. Quindi notaresco oggi ha di che rammaricarsi, mentre con la Vastese c'era stata sia la palla gol di Cesario alla fine, sì, il rigore non c'era, però notaresco non aveva giocato una gran gara e la Vastese aveva meritato di uscire indenne dal Savini. Oggi notaresco può davvero rammaricarsi perché avrebbe meritato la vittoria e invece non l'ha portata a casa, però è un segnale importante che va ulteriormente corroborato, perché c'è un match delicatissimo mercoledì con la Recanatese, scontro diretto, vincere quella partita vuol dire allontanare la Recanatese, che poi sì deve recuperare le sue gare, e almeno tenere la scia del campo basso. Quindi è un appuntamento da non sbagliare quello di mercoledì per la squadra di Epifani, se gioca come oggi ce la può fare. Assolutamente. Intanto mandiamo un saluto a Rocciano, perché ci hanno fatto i complimenti per la trasmissione, e siccome ci hanno chiesto Foglia e l'ex Arezzo, Foglia e Caserò, no. Foglia de ex Arezzo e anche ex Teramo è Fabio Foglia, che ha tutt'altro ruolo e anche tutt'altra età. Quello del Casenuovo è Mattia Foglia, che è invece un ragazzo molto più giovane di Fabio Foglia, anche un altro ruolo. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, a rientro Vastese e Giuliano. A tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte di un Abruzzo del pallone che si prende qualche minuto in più, perché altrimenti non usciremo mai alle 21, quindi state con noi perché vi facciamo vedere le immagini sia del pareggio della Vastese che della sconfitta del Giulianova. Partiamo dalla Vastese, 1-1 a Genzano contro la Cinzia Alba Longa. Ora diamo la buona serata a Stefano Recanati, che non so se si è definitivamente trasferito a Genzano, perché è diventato la tua seconda casa. Sì, ci manca poco, sì. Cioè, buonasera a tutti. La Batini di Genzano di Roma, possiamo dire, puoi metterla come seconda residenza. Sì, ci manca poco, veramente. Esatto. Tanto ormai non mi chiedo anche più la tua certificazione. Assolutamente. Dice, sei ancora te. Vabbè, puoi entrare. Però ci vediamo al servizio. Sì. Cinzia Alba Longa Vastese, 1-1. Servizio.
La Vastese a Genzano per proseguire la rimonta in classifica contro una Cinzia Albalonga pronta a riscattare la debacle interna nel recupero contro il Campobasso. Nel 4-3-3 di partenza dei padroni di casa non c'è Spano, al suo posto Cardillo. A centrocampo out Angelilli sulla mediana, retrocede Panaioli vista la squalifica di Di Cairano. Da Dario ex della gara disegna un 4-2-3-1 con Mamona la prima da titolare a sostegno dell'unica punta Martinez. Indisponibili Sorgente e Martiniello. La formazione biancorossa parte subito con il piglio giusto già al decimo quando Obodo da calcio piazzato chiama la parata in tuffo Maddalena. Tre minuti e Martinez approfitta di una verticalizzazione di Di Prisco, ma l'attaccante argentino davanti a Maddalena prova un timido cucchiaio parato. La Cinzia alla prima occasione sblocca la gara. Dal limite dell'area di rigore Oggiano con il mancino stoppa la sfera e disegna un rasoterra imprendibile per Di Rienzo. La Vastese non si scompone, a metà primo tempo ha due occasioni per pareggiare, ma le conclusioni di Martinez prima e poi di Mamona vengono rispedite al mittente. La Cinzia, che sembra pagare le fatiche del recupero di quattro giorni fa, va avanti affolate come al 25esimo, quando da calcio piazzato il mancino di Cardella colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Questa volta però si ribaltano i ruoli e a pareggiare sono gli ospiti. Dalla destra cioccolatino di Diarra per Martinez, che si stacca dalla marcatura del difensore con un tiro a volo, punisce Maddalena sul primo palo. La formazione abruzzese ha l'occasione di ribaltare il parziale un minuto dopo, ma il bolide di Obodo dalla distanza fa tremare la traversa, Maddalena battuto. La ripresa riparte sulla falsa riga di come si era chiusa la prima frazione. Per il primo tiro in porta bisogna aspettare il decimo con Van Ransbeck, che da calcio piazzato chiama la battuta dal limite Oggiano, ma il suo mancino è altissimo. Nella ripresa per la prima volta la Vastese si fa vedere solo al 20esimo, quando Le Noci, dopo essersi accentrato, conclude male con il mancino. Gli aragonesi scendono di intensità, allora D'Addario usufruisce di un triplo cambio e manda in campo Solimeno, Meola e Franzese in luogo di Le Noci, Diarra e Martinez. Poco prima della mezz'ora è Oggiano a provare l'azione personale, ma la sua conclusione finisce alla sinistra di Di Rienzo. Alla mezz'ora la Cinzia resta in 10. Fallo di reazione di Gagliardini su Meola, ma pesa qui l'errore del direttore di gara che ferma la Vastese in campo aperto. Dalla punizione che ne segue sbuca in mezzo all'area Mamona, che chiama il miracolo Maddalena. La Vastese con l'uomo in più ci crede ed è il migliore in campo Bodo a suonare la carica, ma il suo tiro dalla distanza finisce lontano dalla specchio della porta. Prima del fischio finale tenta l'Eurogol Carruolo, che da centrocampo prova a sorprendere Di Rienzo fuori dai pali, ma la sfera finisce fuori. Si tornerà subito in campo mercoledì per il turno infrasettimanale con la Vastese, che ospiterà all'Aragona il Tolentino. Mister D'Addario, ho peccato perché comunque nel primo tempo avete imposto per larghi tratti il vostro gioco, avete sfiorato anche il gol e poi quando siete rimasti in superiorità numerica non siete stati capaci anche di sfruttare quell'occasione, anche la bravura del portiere. Sì, la realtà è che veniamo, questa è, non ricordo neanche che partita è in 20 giorni e quindi... Dovevi accelerare e anche fisicamente abbiamo fatto tre cambi, però non tutti avevano le gambe con un campo anche pesante e contro una squadra di grandissimo spessore. E quindi secondo me potevamo fare meglio, potevamo fare qualcosa in più, c'è da recriminare qualcosa, però i ragazzi hanno dato tutto e quindi quando c'è questo c'è il rammarico, sì, però c'è anche la serietà e l'onestà professionale di aver dato il massimo. Di volta in volta possiamo cambiare, noi siamo legati al 2002, quando il 2002 ci obbliga a determinate scelte ci dobbiamo adeguare poi con gli altri. Ecco, si aspettava di fare questo tipo di partita, l'aveva preparata così? Ma diciamo che loro sono forti, quindi noi dovevamo venire qui a non difenderci, cercare di fare qualcosa di propositivo. In parte ci siamo riusciti, in parte no, però ripeto, la stanchezza ci ha tolto anche quella lucidità che poi sottoporta nell'ultima parte potevamo essere più lucidi e determinati. Quando si parla di episodi si riferisce anche all'espulsione che il direttore di gara non vi ha lasciato andare in avanti in campo aperto? Capita anche questo, purtroppo ci dobbiamo adeguare a tutto e dobbiamo essere bravi a fare, era uno contro uno, stavamo in porta, poi ha fermato il gioco, poteva continuare l'azione e poi espellerlo, però non è successo, è inutile stare lì a recriminare. Però effettivamente l'episodio c'è, Stefano, obiettivamente, rivedendo gli highlights della partita. Sì,
non si parlava di altro all'interno poi dello spogliatoio di questo episodio. Sicuramente bisogna capire se poi vedere se poi Mamona faceva gol o meno. Comunque l'azione poteva essere conclusa. Certo, perché comunque si era allargato anche abbastanza Mamona rispetto al centro della porta, quindi non credo era fosse talmente facile fare i gol. Però lì, secondo me, il direttore di gara Romagnello di Napoli ha sbagliato. Assolutamente. Oh, Stefano, ti chiedo se, perché è una sensazione mia, che, e non so se è corroborata anche dalla partita che hai visto oggi, al di là del risultato, che effettivamente a distanza di qualche settimana questa squadra sotto la gestione da Derio stia cominciando ad avere una solidità che probabilmente fino a questo momento non aveva mai avuto. È una squadra che difficilmente, anzi quasi difficilmente perde, e soprattutto è difficile fargli gol, ha una compattezza impressionante, e poi a questo ragazzo Leandro Martinez è il terzo sigillo consecutivo. Sì, lui sicuramente è l'arma in più di questa Vastese lì davanti, ma secondo me sono anche stati azzeccati gli inserimenti dello stesso Barbarossa, poi di Mamona, ma anche di Arrà. Oggi si è visto una Vastese che rispetto alle precedenti gare, non dico quelle della gestione da Dario, ma anche quelle precedenti, una Vastese che comunque in mezzo al campo c'è, corre, si sacrifica in tutte e due le fasi, sia quella offensiva che quella difensiva, e riesce a costruire azioni anche dall'inizio, non per forza di inerzia e per forza di riprendere il risultato come avvenuto in altre partite, soprattutto in casa. Quindi è una squadra che è andata contro la Cinzia Albalonga, squadra di caratura superiore che spende forse anche di più, ha speso di più rispetto alla Vastese, e ha imposto il suo gioco. Venivano tutte e due da un recupero, venivano tutte e due da sforzi in settimana, ma comunque la Vastese nel primo tempo poteva fare 2-3 gol, nessuno avrebbe gridato allo scandalo, ecco. Eh sì, peraltro diciamo Leandro Martinez, che abbiamo avuto domenica scorsa, gli abbiamo portato bene perché ha segnato anche mercoledì, seppur su calcio di rigore, oggi altro grandissimo gol, molto molto bello. Andrea, anche te hai questa sensazione? Probabilmente la sconfitta interna contro il Castelnuovo è stato il momento più basso, ma era da Derio, era arrivato anche da poco. Partita da parte della Vastese, direi che la gara successiva, quella col Vasto Girardi, ha sbloccato la squadra, e devo dire anche che a forza di inserire nuovi giocatori, perché davvero la Vastese ha cambiato tanto, forse anche troppo, però in questo momento mi pare che abbiano trovato la quadratura con gli ultimi innesti, che sono davvero di grande qualità, perché Martinez è un giocatore molto forte. Per essere un under, io ho visto la partita con il Notaresco, Mamona, che oggi ha giocato anche titolare, è un gran giocatore per la Serie D e per essere un under, quindi questi sono stati davvero degli ottimi innesti. Ad esempio, un altro giocatore che mi ha colpito molto positivamente, non se ne parla granché, ma Lenoci mi sembra un giocatore assolutamente interessante. Sono giocatori che hanno dato solidità alla squadra, anche gli innesti fatti nelle retrovie, solidità alla squadra, ma anche grande pericolosità in avanti, e quindi è una squadra che sta migliorando, e la classifica comincia, non dico a sorridere, ma a essere un pizzico più confortante, visto che fino a 3 partite fa era assolutamente preoccupante. Ora invece inizia a essere un po' più confortante, quello sì. Stefano, prima di chiudere, ecco, con scusami, qui ci scrivono il tallone d'Achille della Vastese. Esatto, è la domanda che avrei fatto a Stefano. Però la Vastese ha tesserato Boccanera, ha tesserato anche Equestre, mi pare. I portieri ci sono, ora bisogna mettere in campo quello giusto, evidentemente, se Di Renzo non va bene. È il tallone d'Achille, Stefano, della Vastese, il portiere? Guarda, non lo so, secondo me il passaggio era anche quello che diceva Daddario negli spogliatoi. Siamo costretti a fare delle scelte in base al 2002. Forse oggi il 2002 che si sentiva di schierare in campo era Mamona, e poi in porta messo in campo Di Renzo. Ma guardi, secondo me Jacopo alla fine non ha fatto male.
di Rienzo. Conta che il tiro di Oggiano non era nemmeno facile, è passato anche in mezzo a 3-4 compagni di squadra, quindi forse non l'avrà nemmeno visto partire. Sì, qualche incertezza, ma oggi secondo me non ha fatto così male da meritarsi questa bocciatura. E poi grazie, volevo aggiungere una cosa secondo me, tra tanti ragazzi che abbiamo citato della Vastese, io ne citerei uno, Obodo, che si è ripreso secondo me le chiavi del centrocampo. Io l'ho visto all'inizio stagione, sembrava quasi andar via da Vasto, non c'entrava niente con questa squadra, con questo centrocampo, invece lui ha fatto forse anche un patto con se stesso, si è rimesso in riga e adesso sta veramente guidando la squadra. Eh sì, adesso poi c'è stato anche l'arrivo di Franzese, dietro di Capitani, insomma è una squadra che oggettivamente sta arrivando ad avere una strutturazione, dicevamo prima, una solidità che non gli avevamo conosciuta ad inizio anno. Grazie Stefano, mercoledì sei a? Castelnuovo. A Castelnuovo, va bene, grazie Stefano, buona serata. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ci confermi buonasera, che ciao. Sei a casa, non a Genzano, sei tornato, sì. No, sono a casa. Va bene. Ciao Stefano. A casa, sono arrivato. A casa mia, non a casa Genzano. A casa. Ciao a tutti. Ciao Stefano. Ciao. Siamo per chiudere con Giuliano Castelfiardo, ma che succede a Giuliano Roberto? Giulianova, se è vero che in questo periodo poi ecco, un po' tutte le squadre si stanno rinforzando e inizia un altro campionato, probabilmente per il Giulianova non è ancora arrivato il momento, perché insomma i nuovi innesti diciamo che non hanno prodotto ancora forse quello che ci si aspettava da loro. Adesso c'è stato il cambio dell'allenatore con l'arrivo di Bitetto, però probabilmente la situazione del Giulianova è un po' più complessa rispetto alle altre. Adesso non ho visto ancora le immagini della partita per poterla commentare oggi, c'è stato un momento in cui sembrava che la potesse riaprire, però poi dopo... È arrivato il 3-1, poi il 2-3 finale. Vediamoci il servizio della partita, Giulianova 2, Castelfidardo 3. Rispetto a quello che fino ad ora aveva prodotto Alfadini, che continua ad essere comunque terra di conquista, il Giulianova un passo decisivo avanti lo compie. Arrivano i primi gol interni, 2, ma si materializza una sconfitta, la sesta in 7 apparizioni casalinghe, che certifica il momento difficile e complicato della squadra, ora affidata alle cure di Bitetto. Ad incassare l'intera posta in palio è Castelfidardo, complesso giovane ma che mostra il giusto grado di cinismo. Lo stesso non può dirsi per il Giulianova, sì rimaneggiato, sì ancora in fase di costruzione, ma che nel corso della prima frazione avrebbe meritato ben altro dividendo. E invece sono gli ospiti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Eppure dopo un buon approccio degli ospiti, dopo 50 secondi Calzetta deve arrangiarsi come può sulla stoccata di Braconi e la formazione di Bitetto a farsi preferire. Il 3-5-2 giallorosso fa dell'aggressività un fattore importante. La produzione offensiva giuliese si apre al 12°. De Cerchio nel corridoio mette Paudicio a tu per tu con David, che salva di piede. La partita è comunque gradevole sul piano del ritmo e i giallorossi progressivamente prendono campo. Alla mezz'ora angolo di Battilana, Caso, schierato come centrale di difesa, non riesce ad impattare la sfera. Ancora Giulianova al 34°, Paudicio allarga per De Cerchio, il destro a giro e largo di un nulla. Un minuto più tardi il match si anima con il contatto in area tra Selim Padovani e Puca. Il 9 di casa va giù, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Il ritmo della squadra di Bitetto porta in dote un'altra opportunità con Paudice, che però è troppo lezioso e impreciso nella conclusione ravvicinata. Prima della pausa, quasi a sorpresa, gli uomini di Lauro trovano il vantaggio con il tocco sotto misura di Giampaolo. Al rientro in campo il percorso giallorosso si complica ulteriormente. Caso, in fase di chiusura, si fa soffiare la sfera. Per Pepai assiste il lontano Giampaolo, l'ex di turno, mette dentro senza problemi. Partita finita? Non proprio. Il Giulianova prova con le armi del carattere a rientrare in partita e lo fa al 19° con Paudice, che si guadagna il rigore prima e lo trasforma con freddezza poi. L'illusione dura poco, perché 5 minuti più tardi, sempre su azione d'angolo, Puca mette dentro. Il gol
Real sembra far scendere quasi i titoli di coda sul match perché gli uomini di Bitetto accusano il colpo. Il Castelfidardo mette i brividi con un paio di ripartenze in campo aperto. Poi prima del gong D'Antonio trova lo spiraglio per la conclusione vincente che accorcia le distanze. Ma ormai non c'è più tempo e per il Giulianova la strada resta decisamente molto irta. Partita molto combattuta, lo sapevamo, il campo non era tanto praticabile, più si allungava la partita più era complicato giocare. Siamo partiti un po' meglio noi all'inizio, che abbiamo avuto subito una palla gol. Dopo il Giulianova ha preso campo ed era molto più bravo, più aggressivo di noi, e ha avuto l'occasione per andare in vantaggio. Ne ha avute penso due, almeno due abbastanza nitide. È stato bravo il nostro portiere e dopo sul finale di tempo siamo stati bravi a sfruttare una palla inattiva. È il primo gol che facciamo finalmente su palla inattiva, ci lavoriamo e oggi è arrivato. Secondo tempo secondo me siamo partiti molto forte, siamo rientrati bene e siamo stati più aggressivi noi di loro. E quindi automaticamente poi abbiamo trovato il gol, siamo stati molto più alti, abbiamo rischiato praticamente niente, il gol ce lo siamo fatti da noi anche oggi. La partita secondo me era abbastanza in gestione, il secondo tempo. Però ci sta, è un risultato che per noi è importante, perché poi non so quante partite stiamo giocando e quante dobbiamo ancora giocare, stiamo giocando ogni tre giorni in continuazione, i ragazzi erano stanchi e quindi era importante ripartire il secondo tempo forte per cercare appunto di allargare il vantaggio, diciamo, numerico dei gol con loro, perché altrimenti alla lunga avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico. Però abbiamo tenuto bene il campo per tutta la partita, quindi sono contento. Oh, queste dichiarazioni di Lauro, non ha parlato il Giulianova, intanto Roma-Verona 2-0, praticamente subito due gol della Roma contro gli Scaligeri, però Roberta, davvero, ora abbiamo rivisto un po' le immagini, le occasioni il Giulianova le ha anche costruite. Stavo proprio per dire questo, nel senso che rispetto magari ad altre partite che ho avuto modo di commentare nelle scorse settimane, oggi forse il Giulianova dagli highlights qualche occasione in più l'ha creata rispetto alle ultime gare. Non è stato insomma così tanto lucido e incisivo Paudice, che comunque è sicuramente stato uno dei migliori in campo, il Giulianova, a finalizzarle poi queste occasioni, però qualcosina in più sembra la squadra aver fatto contro il Castelfidardo. Indubbiamente c'è ancora tanto da lavorare, bisogna comunque continuare a dare. È vero che di tempo non ce n'è, perché comunque la situazione del Giulianova è sempre più pesante, però magari ecco, diamo qualche altro giorno di tempo a Bitetto per cercare di lavorare insieme con questi ragazzi e vedere se riesce a tirar fuori qualcosa di più da questi giocatori, che oggi qualcosina in più mi sembra l'abbiano fatta dal punto di vista sul piano del gioco, anche se insomma siamo ancora lontani dal Giulianova che vorremmo vedere. Quanto lontani, Andrea? Ma intanto mi viene da dire che se il Giulianova perde sempre in casa, oltre a quell'effetto Fadini che non c'è, certo, questo che rivediamo secondo te è rigore? Assolutamente no, assolutamente no. Oltre a non esserci il pubblico, quindi l'effetto Fadini che non c'è in questa stagione, ma mi viene anche da pensare, alla luce dei migliori risultati fatti in trasferta, tipo lo 0-0 di Campobasso, che questa squadra è più brava quando si deve difendere e non ha responsabilità nel fare la partita, rispetto a quando giochi in casa e ha più responsabilità di fare la partita. Evidentemente ci sono dei problemi anche sotto questo profilo. Oggi però sì, la squadra così. Ha creato... Io ne ho viste diverse di partite del Giulianova, effettivamente Andrea è esattamente così, sì. Te lo confermo. Ecco, oggi se non altro la squadra ha creato di più, però ha anche subito di più, e questo forse è dovuto al fatto che c'erano tante assenze nelle retrovie, i soliti De Moleon, Ranellucci, che sono insomma la spina dorsale della difesa. Penso che quando torneranno tutti a disposizione
se nessuno di questi andrà via prima della fine del mercato, con la presenza di Caso, non so se Bitetto potrà anche pensare ad una difesa con i tre centrali, perché sono tre ottimi centrali, Ranellucci, De Moleon e Caso, e quindi per poter blindare di più la retroguardia affidarsi a questo modulo e sperare che poi lì davanti Padovani, Selin, De Cerchio riescano a sbloccarsi per dare produzione offensiva. E immagino anche che qualcuno debba arrivare, perché è andato via Campagnacci e questa defezione va assolutamente rimessa a posto con un altro innesto. Assolutamente. Ho intanto segnato il secondo gol Mkhitaryan nella Roma. Il primo l'ha segnato, bontà mia, Gianluca Mancini. Oggi gran giornata, perché mi ha segnato Mancini, mi ha segnato Politano, mi ha segnato De Paul, e ieri mi ha segnato anche Lautaro Martinez. Quindi una squadra assolutamente irrefrenabile. Prima era arrivato un messaggio, scusa Maurizio, su Ibrahimovic. Com'era? Al posto di Ibrahimovic ti saresti ripresentato sul dischetto per battere il secondo rigore dopo aver sbagliato il primo? Forse si riferisce alla partita di ieri, perché il secondo rigore del Milan a Bologna lo ha battuto che sì. Non lo so. Se mi toccava andavo, tiravo una bomba chiudendo gli occhi, centralissima, sperando di fare centro, perché dopo che tu hai sbagliato il primo, io immagino che ti trovi davanti un portiere che sembra che ti chiuda tutta la porta, non lo so, però non mi è mai capitato, devo dire la verità, neanche di batterne uno, figuriamoci due. Ragazzi, siamo in chiusura, vediamoci il prossimo turno, perché mercoledì saremo di nuovo qui per il turno infrasettimanale di campionato. Aprilia Agnonese, Campobasso Rieti, attenzione, sì, perché a questo punto il notaresco potrebbe anche approfittare di questo scontro diretto. E alla Recanatese c'è un doppio incrocio davvero importante per l'alta classifica. Però se vinci, certamente dall'altra parte qualcuno i punti li perde. Appunto, ecco perché dicevo che è una gara da vincere, intanto per allontanare la Recanatese e poi perché lì davanti puoi comunque rosicchiare su qualcuno, bisogna vincere però. C'è un bel incontro al vertice, incontro scontro al vertice. E il Pineto va a Castelfidardo, Roberta. Pineto va a Castelfidardo. Oh, hai visto il Castelfidardo, squadra che adesso, al di là del fatto che il Giuliano sia in difficoltà, però ha pareggiato con la Vastese, ha pareggiato con la Recanatese, è una squadra che dà dei problemi. Sì, ma il Castelfidardo è un gruppo abbastanza consolidato che viene da una vittoria al campionato di eccellenza, quindi insomma è una squadra abbastanza ostica da andare ad affrontare. Indubbiamente il Pineto ha tutte le qualità tecniche e non solo per fare insomma, la partita. Sicuramente ha le sue insidie, considerando che gioca comunque anche in casa. Insomma, io credo che il Pineto abbia tutte le possibilità per riscattarsi, però non deve sottovalutare assolutamente l'avversario, ma insomma Amaulo conosce benissimo la categoria e ovviamente non lo farà. Certo, non ci sarà Pepe. Non ci sarà Pepe, l'abbiamo detto prima, perché ha rimediato questo secondo giallo proprio in chiusura, un fallo che poteva evitare, e quindi sarà squalificato per il turno infrasettimanale. Okay. Vediamo il resto del programma, Maurizio, perché mi ero perso. Ci sono due partite rinviate, certamente il Giulianova non giocherà col Matese, nemmeno Montegiorgio Fiuggi, poi c'è Notaresco Recanatese per l'appunto, Vastese Tolentino e Vasto Girardi. Questa è una bella partita, non ci sono abruzzesi, ma Vasto Girardi Cinzia Albalonga è veramente una bella partita. Siamo in chiusura, sono le 21:14, io mi sono preso un quarto d'ora in più, ma altrimenti non avremmo mai fatto in tempo. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, e io infatti andrei a Vasto Girardi se potessi. Te andresti sicuramente. Ricordandovi i tanti appuntamenti sportivi di questa settimana per chi è appassionato di calcio, perché domani sera c'è Replay alle 21 per parlare del momento insomma sportivamente non facile del Pescara, soprattutto dopo la sconfitta di oggi. Martedì alle 17:30 c'è Foggia Teramo e noi alle 21 con Proteramo praticamente saremo in fase di commento della gara, mentre si starà giocando una delle semifinali di Coppa Italia, però insomma purtroppo gli impegni lavorativi cozzano inevitabilmente con gli impegni
del cuore con gli impegni della fede, purtroppo è così, bisogna fare buon viso al cattivo gioco. Quindi alle 21 ci sarà Pro Teramo per il post Foggia Teramo, intanto Tris della Roma. A questo punto io fossi il Verona farei entrare Kevin Lasagna, così giusto per interesse personale, per rodarlo, visto che non sta giocando. E poi mercoledì alle 19:30 l'Abruzzo del pallone, perché ci sarà il turno infrasettimanale di Serie D, e poi via via fino alla fine della settimana, quando sabato tornerà diretta a stadio per Pescara e Regina. Io vi saluto, grazie Roberta. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Io ringrazio Maurizio De Guin, regia, ma con lui tutta la squadra di TV6, Paolo Renzetti, Gaetano Tereo, Claudio Di Giacomo, Loris Bennato, Stefano Recanati, sono veramente tanti, Roberto Pulimanti, sono veramente tantissimi, che ci aiutano dal punto di vista giornalistico e tecnico per proporvi una trasmissione. Speriamo che vi abbia tenuto compagnia anche questa sera. L'Abruzzo del pallone torna mercoledì alle 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.